questa è la storia di una guerriera nata sotto il segno del sadismo. Lei era la campionessa di un popolo sanguinario e venne scelta per portare avanti gli ideali della sua gente. Il suo nome era Estava, portatrice del sangue di Rapto. La sua storia narra di etiche lotte di caccia sfrenate, ma un giorno per volere di gente venne studiata nel piano degli entrati. Lì anche le creature più significanti si rivelano essere le militari. È qui che farà incontro con un guerriero dalla figura sfuggente, un'ombra che assale il nemico per cibasso, l'assassino di un drago. In lui c'è la razza vampirica dell'uomo, un popolo sanguinario che uccide solo per il divertimento del loro signore al nord. Combattete, campioni, fate sentire le grida dei vostri alleati, scrivete il vostro destino per la gloria e l'onore. Solo il più forte vincerà e il più debole perirà. Quindi, in alto le armi e fate vedere chi di voi sarà degno di rappresentare la propria gente. Però, si sa che i vampiri hanno un'arma infallibile, che la rende quasi immortale e infattibile. Povero vampiro, è convinto che la partita sia giunta al termine, ma non sa che stava si diverta a vedere il proprio sangue. La guerriera si innalza, brandisce la propria lama, si avvicina al nemico e scrive la fine di questo incontro. Questa è la sua storia, queste sono le gesta, quindi ricordatevi bene il suo nome. Lei è Estava, strega di sangue ratto.